Marco Gaspari, gara 1 finisce al tie break, vinto da Conegliano, tante partite in una, belle naturalmente per chi ha assistito, forse un po' meno per voi, cosa è mancato e cosa avete avuto però anche di positivo? Per me è stata una bella partita e me la sono goduta tutta, tre set meravigliosi punto a punto, eccetto il primo dove siamo partiti a 1000, ma fortunatamente Conegliano è rientrata perché ci ha rialzato un pochino l'asticella su quello che poi sarebbe stata la gara. Siamo mancati nella fase centrale del quarto set, ma tenere quel ritmo lì per un'ora e mezza dopo tutto quello che abbiamo giocato non era semplice, non era scontato, e poi di là c'è Limò. Quindi mi è piaciuta una squadra che non ha mollato mai neanche nel terzo set, quando potevamo un attimino tirare i remi in barca, un po' come è successo nel quarto set alla Scandicci, invece punto a punto con calma. Io ho visto una squadra comunque non frettolosa, nel tempo stesso non spaventata, no? Dispiace, perché chiaramente quando vai a un tie break dispiace, però credo che abbia vinto la squadra che ha avuto più costanza nel corso della gara, e loro sono cresciuti in battuta alla fine dal terzo, quarto e quinto set, sono cresciuti in battuta e noi abbiamo pagato un pochino la ricezione. Il tempo è poco, i ritmi sono alti da tempo, questi sono i playoff, però che cosa vorreste aggiustare principalmente? Ma il tempo di aggiustamento adesso è tattico, c'è da recuperare, c'è da respirare, c'è da analizzare, e io chiederò alle ragazze di giocare così, non chiederò di cambiare niente, qualcosina, non chiederò di cambiare niente, perché non posso che fare un grandissimo applauso alla mia squadra per come ha giocato oggi, perché ha giocato per un'ora e mezza una pallavolo di un'intensità mostruosa, e c'è stato anche un calo fisico palese, ma la bellezza è che comunque abbiamo tenuto il punto a punto del terzo set e abbiamo difeso, murato, toccato. Ripeto, adesso si gioca anche sui nervi, sulla lucidità, su un singolo colpo, e siamo stati poco lucidi nel quarto, due slash non ottimizzate, si sarebbe perso uguale, non si sa, però quelle le abbiamo ottenute, bisogna ottimizzarle, bisogna non lasciarle andare, perché dopo Conegliano prende fiducia, quando prende fiducia diventa un caterpillar, quindi ce lo dobbiamo ricordare. Questa squadra sta crescendo di livello e anche oggi un altro passo avanti dal tuo punto di vista, al di là del punteggio. Per me è stata giocata meglio che gara 1 dello scorso anno, perché gara 1 dello scorso anno ci sono stati davvero tanti errori da parte di Conegliano in gara 1. In questa gara invece Conegliano ha iniziato a un certo punto a spingere in battuta, ma non rischiando più l'errore diretto. E ci hanno messo in difficoltà, hanno opzionato e letto bene alcune situazioni, quindi ci hanno messo nelle condizioni di essere noi a dover giocare, e noi abbiamo giocato punto a punto e non ci hanno regalato praticamente nulla, a parte qualche situazione nel finale del terzo, ma anche che loro sono umane, ragazzi, altrimenti è più possibile giocare a pallavolo. Però ripeto, non sono né contento né depresso, sono concentrato su gara 2, perché adesso il tempo di recupero è pressoché nullo, però siamo all'arena e abbiamo una bella spinta e vogliamo riportarcela la sfida all'arena.